Ragazzi, finalmente è arrivato Halloween e sono usciti i nuovi giocatori arancioni. Ragazzi, sono veramente una bomba questi giocatori Scream. Se volete tentare la fortuna, volete spacchettare, noi abbiamo la nostra nuovissima promozione. Come sempre, abbiamo il trasferimento dei crediti dei player di finasta, abbiamo il rimborso del player e il rimborso addirittura in caso di ban. Sono italiani, sono veloci. Che cosa state aspettando? Dateci un'occhiata. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui dal vostro Delican, dello staff di NMF, che vi porta questa volta William. Ragazzi, William ha giocato 2 weekend league e mezzo nella mia squadra, 87 partite, 62 gol fatti, 29 assist. Un bottino impensabile se si pensa alla carta che era William lo scorso anno. Quindi veramente una grossa mano per la mia squadra in queste weekend league. Allora, ragazzi, parto con una premessa. Il discorso di Willian è un discorso particolare perché Willian si colloca tra le tre ali destre della BPL, quelle più conclamate. Sono Mkhitaryan, Salah e Willian, appunto. Salah, ragazzi, è sicuramente più veloce, soprattutto nella velocità scatto, ma ha quel 2 di piede debole che sta facendo anche crollare il suo prezzo. Quindi già fuori uno. Mkhitaryan è sicuramente un'ala che finalizza più di Willian. Potrebbe anche essere messa come COC, abbiamo un 5 di piede debole, però non ha la velocità, soprattutto l'accelerazione di Willian. E poi appunto, ragazzi, c'è Willian che come prezzo si colloca a metà tra i due, e però è il più bilanciato dei tre. Quindi veramente un'ala su cui fare il giusto affidamento. Appunto per questo, ragazzi, i primi due pro che voglio analizzare assieme a voi sono l'accelerazione e la finalizzazione. Io ho svariato, diciamo, ho dato due tipi di carta a questo giocatore. All'inizio avevo messo Falco e mi aveva dato ottimi risultati perché mi aveva potenziato tantissimo la finalizzazione, che in carta ha 78. Poi, vedendo che questo giocatore davanti alla porta non sbaglia, cioè fa anche gol da fuori area e davanti alla porta non ho visto fare strafalcioni, anzi, dalle statistiche lo potete vedere che vi ho mostrato prima, ho deciso di mettere catalizzatore perché volevo appunto dare quel boost di velocità scatto per renderlo più imprevedibile, soprattutto più imprendibile. Perché l'accelerazione di questo giocatore è 91, sui primi metri, ragazzi, è veramente fortissimo. Veramente fortissimo, lo sentirete tutto nei primi metri, il 91 di accelerazione. Purtroppo l'86 di velocità è una cosa che bisogna saper sfruttare, perché bisogna appunto lanciarsi in velocità subito nei primi metri e bisogna stare attenti a non essere recuperati, soprattutto in questo FIFA, che è una cosa molto facile anche da difensori con 74-75 di velocità. Altra cosa importante è il controllo di palla e l'agilità. Queste due statistiche insieme lo rendono veramente fortissimo nell'uno contro uno. Io veramente mi sono divertito a fare soprattutto il dribbling, quello nuovo, ovvero il cambio di direzione senza corsa. Se voi con l'analogico sinistro fate sinistra-destra in maniera ossessiva compulsiva, vedrete che i vostri giocatori, quelli soprattutto con un controllo come Willian, saltano già in quel modo il vostro rispettivo avversario. Passando alle note dolenti. Le note dolenti, ragazzi, sono la forza, 62 in carta. Purtroppo è abbastanza veritiera come statistica perché non ha una gran forza, soprattutto nei contrasti contro i difensori avversari. Non l'ho visto vincerne molti, diciamo, anzi, non ho visto vincerne manco uno. Quindi state molto attenti al primo controllo, al primo dribbling, perché sul raddoppio, se c'è un difensore molto forte fisicamente, mi sa che gli prende la palla al buon Willian. Ma questo è l'unico contro che gli voglio dare, perché il voto è assolutamente 8,7, perché un giocatore bilanciatissimo, un giocatore che in questo momento comprereste a 18K, quindi ce li vale assolutamente tutti. Per qualsiasi domanda, sono sempre pronto a rispondervi sotto il video. Alla prossima, ragazzi!